Ma buongiorno, ben ritrovati dal vostro CM89. Io ancora sto in pigiama, però oggi è una giornata importante. Perché importante? Perché in realtà c'è una cosa che dell'Honda Civic, cioè veramente mi vergogno un botto di questa cosa dell'Honda Civic e che non utilizzo mai. Sicuramente l'avete capito, nel senso che non è che non lo utilizzo apposta, però veramente è una roba incredibile. Ma no, scrivetemi, tranquilli. Dicevamo, tutto molto bello, tutto molto interessante, ma un difetto enorme questa macchina che ora vi vado a far sentire. Cioè, stiamo parlando di una macchina che c'ha più di 350 cavalli e non vado nello specifico, cioè, capito? Non va bene. Quindi, in questo momento si va da Ottavio e si cambia il clacson, perché veramente, raga, è ridicolo. A few moments later. Ed eccoci qua, siamo con la macchina, è tornato. Buongiorno. Ottavio. Ottavio, ti giuro, la mia macchina sta più tempo da Ottavio che a casa mia. È vero, incredibile. Io sono affezionato. Allora, praticamente, dato che era troppo facile, devono smontare tutto l'anteriore e devono mettere un relè per le trombe, esatto. per le trombe, così almeno anche questa macchina tromba. E tra l'altro, okay, dato che siamo andati a sistemare l'audio della macchina con un silenziatore, il sound andiamo a fare una piccola modifichina sulla centralina e la facciamo scoppiettare un po' più di bang. Gli facciamo fare un po' più di bang. Adesso Ottavio mi porta a casa. Per forza. Ottavio, tutti ci stiamo domandando una cosa. Le hai dati gli 81 euro al benzinaio che ti avevo detto? Assolutamente sì. Ok, no, siamo, perché siamo molto precisi. Sei veramente un grande professionista, c'è da dirlo. Ottavio, vogliamo far risentire la macchina come suona, per favore? Sì. Ah, perché prima c'è stata una grande risata qui dentro a questa officina, no? Alessio, ci fai sentire qua una macchina prepotente con un clacson de merda? Dai, raga, è veramente una merda, oh. Cioè, fa veramente schifo. Ma è una panda? Ma niente, oh, l'Opel Adam, ho detto, De Veronica, ma suona meglio. Cioè, io non dico che dopo passate fa cioè, un clacson normale, no. Un clacson normale. Un clacson da uomo. No, ma un clacson da macchina sportiva, cioè, nel senso che non faccia cioè, che veramente fa schifo. Quindi, ragazzi, ci vedremo tra qualche giorno che veniamo a riprendere la macchina, come al solito. No, vieni, ci mettiamo un'oretta e poi passano 3-4 giorni, una settimana. Mesi. Capito? Perché con lui sa, viene sul ponte, bella carina, dice, sta macchina ci c'è il 89, passano i pischi. Ma questa macchina ci mi taggano, hai capito? E me la lasciano qua. Dai, seguiamo per qualche giorno. 3 days later. Raga, oggi fa un freddo. Ah, e dopo 2-3 giorni, ma neanche, siamo tornati da Ottavietto. E vai. Ottavietto ha sistemato la giallina. Abbiamo cambiato il clacson, la tromba del clacson. Le trombe. Le trombe. Ah, ecco perché era così bella quando suonava. Le trombe dei clacson. Sì, sì. E abbiamo fatto una cosa alla marmitta. Abbiamo un aggiornamento. Cioè, un aggiornamento, infatti, più che altro. L'ultimo aggiornamento. Tra l'altro, mi è arrivata la nuova GoPro. Wow, questa è quella che mi hai fatto per regalo? No. Come? La monto in macchina, così al ritorno andiamo insieme e proviamo l'aggiustata alla centralina, perché avevamo messo un altro silenziatore, non so se vi ricordavate, perché sennò era troppo un casino dentro l'abitacolo. E abbiamo sistemato un paio di cose. Il computer nuovo, però vabbè. Ma non è, ma guarda, so c***o tua, nel senso che senti, prova a suonare un attimo. Dai, ci sta. Va bene. Almeno non è quello di prima. Almeno non mi viene più per culo quando. Mannaggia, perché veramente prima era impossibile. Meno ma. E niente, mo. Grazie Ottavio. E mo salgo in macchina. Non durerà niente perché ho preso questo coso che però non mi piace affatto. Non reggerà. Sistemiamoci. Staccherà. Eccola che parte. Senti la turbina. Ho lasciato il finestrino semi aperto a destra. Poi c'è parecchio traffico oggi in realtà. Ce l'ha.
però adesso non so in un posto dove posso superare o accelerare. Comunque vi ho detto, mo che stiamo tornando a casa, posso anche, tra virgolette, chiudere questo vlog, no? E praticamente ho fatto sì che un pochino scoppiettasse un pochino di più lo scarico e ho cambiato il suono del clacson, che secondo me veramente era ridicolo, regà, proprio brutto brutto brutto, a me non piaceva, quindi lo sono andato a cambiare. E ho fatto questo investimento della GoPro Hero 10 con tutti gli accessori eccetera eccetera, perché effettivamente magari quando andrò in pista eccetera eccetera eccetera, un accessorio del genere può sicuramente solo che far comodo, pure se vi volessi far vedere un viaggio, qualcosa del genere, almeno secondo me. Adesso ho comprato anche il microfono per questa qua, vediamo se ci sarà un miglioramento, perché non l'ho voluto comprare perché comunque erano 80 euro, e detto vediamo se faccio qualcosa di interessante con questa GoPro. Però secondo me ci può stare, secondo me ci sta. Sentite mo che se sta a scaldare, mo che se sta a scaldare incomincia a suonare, eh? Adesso incominciamo, non so quanto è passato, non tanto, penso 5 minuti, incomincia la macchina a scaldarsi e comincia a diventare interessante, eh? Regà, e vi dico, sto a filo gas, sto a filo gas, si dovrebbe anche sentire in realtà. Qui c'è un pezzetto dove posso un attimo accelerare un secondino, quindi mo facciamo questa rotonda, seconda per noi, usciamo dalla rotonda. Ok, vediamo quei finestrini, quei finestrini aperti, eh. Come sono venute queste riprese, signori. Io spero che il video vi sia piaciuto e che questa GoPro sia stata ferma il più possibile, anche se ho i miei dubbi sinceramente. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro C89. Ciao ciao.